Anche se la pioggia ha interrotto i festeggiamenti, l'emozione e il ricordo hanno reso comunque speciale la serata a Rossigno per i 60 anni della Banca Montepruno. Emozione suscitata in particolare nel ricordare chi 60 anni fa, con coraggio e lungimiranza, decise di mettersi insieme per offrire supporto ad imprese e famiglie degli Alburni, costrette ad allontanarsi scendendo nel Vallo di Diano per poter svolgere le operazioni bancarie necessarie per portare avanti le loro attività. Era il 14 settembre del 1962 quando Emilio Pecori e altri 29 coraggiosi cittadini di Rossigno si riunirono e costituirono la Cassa Rurale d'Artigiana di Rossigno, società cooperativa a responsabilità illimitata. Da allora tanta strada è stata percorsa da quella piccola cooperativa ed oggi è tra le più grandi realtà bancarie del sud Italia, raggiungendo nei giorni scorsi un traguardo inimmaginabile, ossia 1 miliardo di raccolta. Questi anni sono stati ripercorsi nella serata di ieri, 13 agosto, dal piccolo centro degli Alburni, che ha dato i natali alla Banca Montepruno, ricordando soprattutto le persone che hanno consentito di scrivere pagine importanti della storia dell'istituto di credito diretto oggi da Michele Albanese. Emozione, ma anche tanta commozione apparsa sui volti di quanti si sono ritrovati ieri a Rossigno per la serata che si è aperta con la Santa Messa in suffragio dei soci della Banca Montepruno scomparsi presso la chiesa di San Nicola di Bari e a cui hanno preso parte tutti i vertici dell'Istituto di Credito, partendo dalla presidente del Consiglio d'amministrazione Anna Miscia e dal direttore generale Michele Albanese, per poi spostarsi in piazza Silvio Resciniti per la festa che si è aperta con un momento musicale dell'ensemble del maestro Antonello Cascone. A seguire, con la brillante presentazione di Anna Maria Sodano, è stata ripercorsa la storia della Banca Montepruno, ma soprattutto sono stati ricordati più volte i 30 coraggiosi che diedero vita al piccolo istituto di credito di Rossigno, oggi diventato grande banca tra le grandi. L'improvvisa pioggia intensa ha impedito il prosieguo dello spettacolo, ma non ferma i festeggiamenti che prevedono altri momenti di festa con la serata del 10 settembre al Palladian Flex di Atena Lucana per l'evento clou dei 60 anni, proprio nel giorno della fondazione, con grandi ospiti e il concerto di Red Canzian. 10 anni fa, quando sono stati festeggiati questi 50 anni, immaginava di poter portare la Banca Montepruno a questo livello? Beh, 10 anni fa sicuramente non immaginavamo di arrivare a questi livelli e soprattutto non rivestire la carica di banca più importante del sud, soprattutto in regione Campania. Era un sogno. E come tutti i sogni si sperano di realizzarli. Noi con tanto lavoro, con tanta abnegazione, anche con tanta fortuna, siamo riusciti a raggiungere questo traguardo, questo obiettivo. È un punto di partenza, questo con tanta anche presunzione, se così la possiamo definire. Vogliamo considerare questo momento un momento di partenza per poter dare e continuare a dare dei territori come questi che hanno bisogno. Oggi è una giornata particolare perché stasera abbiamo voluto ricordare le persone che hanno permesso tutto ciò, i 30 coraggiosi persone di Rossigno che insieme costituirono la Cassa Rurale dell'Artigiano. Una messa a suffragio loro, ma soprattutto per ricordare e riconoscere che un territorio come Rossigno è riuscito a mettere insieme, diciamo, anche con coerenza e soprattutto con quei valori necessari e importanti per il proseguimento di un cammino che è sotto gli occhi di tutti. Quindi siamo felici, stasera festeggeremo alla grande. Senza però dimenticare che i veri festeggiamenti, il compleanno ci sarà il 10 di settembre al Palladian Flex, dove effettivamente ci saranno i vertici di Cassa Centrale Banca, ci saranno i vertici dei Federcasse e racconteremo un po' quei 60 anni di storia insieme a Tonia Cartolano, oltre a un concerto di Red Canzian che chiuderà la serata. Quando siamo partiti da Rossigno e siamo arrivati nel Vallo di Diano eravamo in 6, oggi siamo in 136 e quindi questo veramente ci dà grosse soddisfazioni e mi fa molto piacere avere la gran parte dei dipendenti che sono venuti da tutte le parti della loro residenza qui a Rossigno per stare insieme a noi, per vivere questo momento magico. È ovvio che a loro dico che è un momento particolare, un momento in cui tutti quanti abbiamo delle problematiche legate ai posti di lavoro e dobbiamo essere fortunati, dobbiamo ringraziare il Signore che teniamo una banca che riesce ancora
ad assumere, riesce ancora a dare posto di lavoro e ad assicurare serenità e tranquillità. La cosa che mi piace sottolineare in questo aspetto è che questi ragazzi a me personalmente danno tanta serenità e tanta gioia, e questo mi permette di essere sempre lucido, di essere sempre una persona che programma e che strategicamente riesce a portare avanti dei discorsi, ma perché so di avere alle spalle una squadra coesa, una squadra importante fatta di giovani, ma soprattutto di giovani con valori, soprattutto di persone che credono nel lavoro che fanno. E la BCC Montebruno, quando nacque Cassa Rurale ed Artigiana di Roscigno, nacque dalla volontà di alcuni imprenditori prevalentemente agricoli e artigiani che volevano dare una mano ai piccoli agricoltori artigiani, piccoli imprenditori. Quel progetto non si è mai arrestato, vero? Assolutamente no, siamo partiti proprio da quella base, quei 30 volontari col bisogno di creare una banca per sopperire a quelle che erano le necessità di un intero territorio. Ricordiamoci che la banca più vicina in quel periodo era Polla, il Banco di Napoli di Polla, per cui era un istituto, quello piccolo ma comunque funzionante, quello che ha dato tanto aiuto a tanti agricoltori e tanti artigiani. È ovvio che è stato duro poi fare il passo successivo, e questo lo abbiamo fatto ovviamente, e lo dobbiamo riconoscere, lo abbiamo sempre fatto, 20 anni fa, quando siamo arrivati nel Valle di Diano. È di lì che si comincia un'altra storia, di lì che comincia la seconda storia della nostra banca. La prima sicuramente è forte di valori, è forte di segnali positivi, la seconda invece è fatta di numeri, è fatta sicuramente di altri aspetti, di altri elementi che hanno caratterizzato la vita di questo istituto. Comunque entrambi messi insieme, questi valori e questi sentimenti, sicuramente siamo riusciti a quello che in questo momento è sotto gli occhi di tutti e che ci vede protagonisti nel mondo regionale, ma soprattutto è anche nel mondo nazionale.